Il Pescara rinvia ancora una volta l'appuntamento con la vittoria e torna dall'Artemio Franchi di Siena con uno striminzito pareggio. Prova piuttosto incolore dei biancazzurri che, nonostante la superiorità numerica per oltre 50 minuti, non sono riusciti a trovare la rete della vittoria, con la classifica che resta così sempre deludente. Senza Janes, Dursi e con Drudi e Ingrosso in panchina per onor di firma, Auteri deroga dal 3-4-3 e passa al più equilibrato 3-5-2. In difesa c'è Veroli, mentre in attacco la coppia De Marchi-Rauti. Nel Siena, che gioca con lo stesso modulo, fuori Paloschi e Terigi, il tecnico Gilardino per squalifica è in tribuna. Inizio di gara all'insegna dell'equilibrio e della battaglia, con i due portieri però inoperosi. Al nono minuto Nzita conclude mirando all'angolino con Milesi, che salva in calcio d'angolo. Al sedicesimo contropiede biancazzurro con Rauti, che poi pasticcia al limite. Brutta giocata per il giocatore di proprietà del Torino, che poi si infortuna anche leggermente. Per lui partita sicuramente negativa. Al ventiquattresimo De Marchi in area calcia alto. Al trentatreesimo Siena pericoloso con l'angolo di Di Santo e il colpo di testa di poco alto di Milesi. La gara resta però piuttosto bloccata, con al quarantesimo l'espulsione del giocatore di Casamora per doppio giallo. Al quarantaduesimo però Varela, della formazione di casa, arriva ad un passo dal gol con Di Gennaro, che dice no distinto. Al quarantaquattresimo ancora Toscani pericolosi, questa volta ci prova Bianchi, che chiama ancora al salvataggio il portiere del Pescara. Si arriva così al quarantaseiesimo, quando dopo un goffo batti e ribatti in area pescarese, Pezzella calcia verso la porta, trovando la fortuita e sfortunata deviazione di Frascatore con il pallone che termina in rete. E così il Siena in 10 va al riposo in vantaggio per 1-0. Nella ripresa biancazzurri in campo con Ferrari e Clemenza al posto di Rauti e Zappella, squadra a trazione anteriore, e proprio dopo un giro di lancette il Delfino trova il pari con il cross dalla destra di Nzita e la rete del neoentrato Ferrari, che di testa supera Lanni per l'1-1, quinta rete stagionale per il bomber biancazzurro e nuova parità all'Artemio Franchi con i ragazzi di Gaetano Teri, che continuano a spingere, così come il Siena nonostante l'inferiorità numerica. La gara è tutt'altro che esaltante e al 21esimo il tecnico del Pescara rischia il tutto per tutto e passa al 4-2-4 con l'ingresso in campo di Marilungo e Bocic per De Marchi e Memusciai. I biancazzurri spingono senza però riuscire a pungere. Al 28esimo, dopo un tiro ribattuto di Clemenza, palla a Pompetti, che dai 25 metri mette il pallone al lato. Il finale di partita vede il Delfino premere senza grandi occasioni fino al 91esimo, quando Lanni, strepitoso, dice no a Ferrari. Troppo poco per il Pescara per portare a casa i tre punti, e domenica prossima allo stadio Adriatico con l'Olbia sarà vietato sbagliare.